Samuel di Oxartup e oggi analizziamo l'influencer. Andiamo a scoprire tutti i trucchi e i segreti, in questo caso di Alessandro Masala. Questa è una rubrica che andrà avanti davvero per tantissimo tempo, dove andremo ad analizzare gli italiani influencer che hanno più successo. Cercheremo di capire che cosa stanno facendo, quali sono state le loro scelte, quanto successo stanno avendo, quanto stanno guadagnando, ma soprattutto se ci saranno degli spunti che potete utilizzare anche voi per andare proprio a copiarli, a fare in modo di andare a ricreare anche voi lo stesso successo. Oggi parliamo di Alessandro Masala, il proprietario di questo canale YouTube che si chiama eBrand Breaking Italy, è attivo dal 2011, ragazzi, non è uno YouTuber appena nato, assolutissimamente no, anzi va avanti davvero, davvero di tantissimo tempo. La sua rubrica si chiama Breaking Italy, per chi non la conoscesse, è informazione, si commentano le notizie del giorno, lavora, come potete vedere, lo mette qua lui lo stesso, dal lunedì al giovedì, diciamo full time, no, della preparazione dei video e poi il venerdì va addirittura live, fa le live con tutti quanti le persone che lo seguono. Io personalmente devo ammettere non lo seguo moltissimo, ok? Avrò visto davvero pochissimi video. Quindi il mio commento non sarà tanto quanto riguardo il suo format o a lui se è bravo come personaggio o non bravo o quant'altro, se quello che dice è interessante oppure meno, ma sarà più concentrato sulla parte marketing, sulla parte web, su quello che sta facendo a livello di YouTube, qual è la sua posizione di influencer. Ok, noi andremo ad analizzare esattamente questa cosa qua. Alessandro Masala, attivo dal 2011, con questo canale molto molto interessante, per cui io mi sono dimenticato di fare, allora un attimo solo così non vi stresso. Perfetto, adesso dovrebbe funzionare tutto perfettamente. Allora, andiamo a vedere il suo canale, si chiama Breaking Italy, ok? Come dicevo, ha un format ben preciso da informazione, commenta le notizie del giorno in maniera critica, lo fa in modo interessante. Come dicevo, non è una delle persone che io, diciamo, seguo particolarmente su YouTube, però sicuramente sta facendo un ottimo lavoro. Lo fa da tantissimo tempo, dal 2011 ha un grandissimo successo, 633.000 followers, ok? Come andiamo a vedere, negli ultimi 30 giorni ha totalizzato 2,77 milioni di views, di cui 144 milioni negli ultimi effettivamente 9 anni. È un grandissimo grandissimo successo. Qua andiamo a vedere le sue tags, ok, che utilizza. Io utilizzo degli strumenti, TubeBuddy, Nox Influencer, via dicendo, alcuni ve li farò vedere, altri no. Abbiamo naturalmente account a pagamento, non costano tanto, però avremo qualche di euro di spesa mensile per usare tutti questi software. Quindi io vi semplifico moltissimo la vita facendovi vedere com'è la situazione reale. Allora, molto importante nei grafici, blu siamo, è uno dei miei canali, invece qua è il suo, che okay? Lui fa 2.077 di views mensili, che non sono affatto male. Ha caricato soltanto 18 video, che non è un numero molto alto. Stiamo parlando di un video ogni 2 giorni, ok? Ha dichiarato lui che effettivamente il weekend non lavora e settimana lavora principalmente solo 4 giorni. Quando andiamo ad analizzare la sua situazione, vediamo che effettivamente è molto molto preciso a livello di pubblicazioni, ok? Quant'altro, che sicuramente è un bene, perché quando YouTube diventa una professione a questo livello, 633.000 iscritti, ragazzi, quello che bisogna fare è fare esattamente quello che sta facendo lui. Ha creato un calendario ben preciso, così le persone che lo seguono sanno quando possono trovare i suoi video online, e lo stesso naturalmente gli semplifica il lavoro, perché lui può dedicare, diciamo, le sue giornate, proprio a fronte di questa programmazione che ha promesso agli utenti. Ok, parlando di notizie del giorno, credo che la maggior parte dei video che fa lui, l'unico difetto è che li può fare soltanto il giorno stesso. Cioè, mi spiego meglio: se oggi dico che è lunedì e devo uscire con un video, questo video l'avrò registrato o la domenica o lunedì stesso, ok? Questo lo dico perché io personalmente preferisco invece avere dei canali che sono un po' in autopilot, che significa che io vado a realizzare tantissimi video in poco tempo e poi li pubblico e i video vanno. Naturalmente non risultano magari aggiornati per alcuni argomenti, se sono argomenti di attualità, ma per quanto riguarda invece tutorial, informazioni, analisi e tutto, non c'è bisogno. L'analisi che stiamo facendo in questo momento, magari l'ho registrata anche 1 o 2 mesi fa, e andiamo avanti, ok, pubblicandole piano piano, visto che ne abbiamo fatte a centinaia. Questo è quello che io principalmente devo mettere, anche faccio di professione, al di là di naturalmente di spingere delle pagine di influencer
influencer o quant'altro, lavoro molto nell'analizzare la concorrenza per cercare di capire come le altre persone si stanno muovendo. Allora, come andiamo a vedere, è molto molto ordinato, ottimo lavoro sui thumbnail perché la grafica è sempre la stessa. Chiunque abbia passato, sia passato nel suo canale, ormai lo conosca, lo riconosce subito al volo. Questo è un ottimo lavoro, ragazzi. Non lo fanno in tanti, anche i più grossi falliscono in questi piccoli accorgimenti e uno dei primi è appunto avere il thumbnail vincente. In questo caso ce l'abbiamo, secondo me funziona. A un suo modo lo mantiene da tantissimo tempo, va avanti con questo, quindi sarebbe stupido criticarlo sotto questo punto di vista. Ok? Molto molto bravo sotto questo punto di vista. Se andiamo a analizzare i video, al di là del fatto che a noi non ci interessa vedere il video, questa qua poi è la pubblicità, naturalmente sta monetizzando, quello che si può andare a vedere, adesso YouTube ve lo fa vedere in formato gigantesco, ok? Quindi non lo vedrete benissimo. Volevo andare a vedere la sua description, se ne vedevano, non c'è descrizione, ci sono solo unicamente link di roba che vende, ok, di guadagni da affiliazioni, come la maggior parte delle persone naturalmente cerca di massimizzare le sue affiliazioni, e in più ha un sito web. Allora, il sito web è molto interessante perché poi andandolo ad aprire va ad aprire soltanto il Patreon, ok? Di fatto è semplicemente un redirect. Questa è una cosa un po' particolare, devo ammettere, di Breaking Italy. Ci sono due cose che a mio avviso non sta facendo molto bene. Il primo è il logo, ragazzi, è orribile. Onestamente, scuola elementare, mi sento di dirlo. Scusami Alessandro se mai guarderai questo video. Onestamente, il logo non va bene, è troppo, troppo infantile. Andrebbe sicuramente rivisto in modo molto più professionale. Ok, e avere un'immagine migliore va a migliorare tantissimi aspetti. Una delle cose che però sta facendo molto molto bene è la spinta del suo Patreon. Lo spinge in ogni singolo video e sta avendo un successo incredibile, ragazzi, a 2500 con uno starting price di 5 dollari. Per capirci, sta incassando almeno 10.000 dollari soltanto di Patreon. Se poi prendiamo i 3 milioni di visualizzazioni che sta facendo al mese su YouTube, considerando che 1 milione di visualizzazione in base, diciamo, all'argomento, comunque io starei basso, diciamo, stiamo parlando di un 500 euro di incasso a video, siamo sui 1.500, quindi per andare a determinare quanto sta guadagnando Alessandro Masala, se lo posso dire, diciamo, nel mio best shot, siamo sicuramente sui 12.000 al mese di fisso, ok? Più gli incassi delle affiliazioni, difficile onestamente prevederlo senza averli analizzati, si starà parlando credo di un altro 1.000-2.000 euro al mese, ok? Quindi stiamo parlando di una persona, di uno YouTuber professionista che guadagna 14.000 euro al mese, che non sono assolutissimamente pochi, e lo sta facendo molto molto bene. Quello che mi è piaciuto molto di meno è anche vedere che il suo sito web breakingitaly.it è riservato e non è mai stato sviluppato. Addirittura l'email associata a questo indirizzo non la gestisce lui direttamente, ma la fa gestire a un collaboratore. Onestamente, capisco perché faccia gestire il lavoro a un collaboratore, lo farei anch'io. Non capisco perché il sito web non sia stato realizzato. Secondo me, realizzando il sito web in modo professionale, migliorando un attimo la brand identity che c'è dietro, migliorando il logo, quant'altro, si potrebbe facilmente, ragazzi, aumentare il guadagno, io direi dal 15-20% mensile. Proprio in un attimo, con pochissimi pochissimi accorgimenti. Il fatto che manchi anche la descrizione nei video e quant'altro significa che i video che lui va a realizzare non vengono trovati sul motore di ricerca perché una persona va, digita il suo nome e cognome, mi allargo se riesco. Mio brutto viso, così lo vedete. Non è che loro uno cerca su YouTube che cosa ha detto. Adesso c'era un video, mi sembra Barbara D'Urso o cose di quelle tre cose sulla regolarizzazione, una notizia d'attualità. Non succederà. Quindi le sue visualizzazioni succedono principalmente per due motivi: perché la gente si è iscritta al suo canale, oppure le vedono in quel momento, anche se non sono iscritti, magari gli piace il loro video, il suo video, ma non ritorneranno nel tempo, ok? Secondo me dovrebbe migliorare un attimo questo aspetto, creare dei video che siano più duraturi, cioè che a fronte anche di 1 o 2 anni il contenuto di quel video sia ancora di attualità e quindi di fatto possa sempre andare a incrementare il numero di visite, ok? Questa è naturalmente la mia opinione in base all'esperienza, diciamo, per cercare di massimizzare. Molte persone, ve lo dico in maniera onesta, magari mi dicono: no, ma io guadagno X e sono contento. Lo capisco, io facendolo, diciamo, per business, magari visto anche
in ottica abbastanza grande, quando una persona incomincia a avere uno, due, tre dipendenti, cinque dipendenti, incomincia ad avere un ufficio o quant'altro, bisogna sempre andare a salire, ok? Per quanto naturalmente io per primo metterei la firma nel guadagnare, diciamo magari togliendo le tasse o quant'altro, che ne so, 6.000 euro netti all'anno per quello che fa lui a livello di YouTube, è un ottimo, ottimo risultato, 6.000 euro scusate, al mese. Netti, ok? È un ottimo, ottimo risultato. Andiamo a vedere poi il profilo Facebook. C'è un'immagine, onestamente, se non ho capito male, non so se l'ha realizzata lui o se lui ha praticamente un canale dove vende magliette e l'hanno realizzata gli utenti. Questa è una cosa che non ho capito. Questa è un'altra idea molto, molto interessante che lui ha avuto. Vediamo se la spinge sulla sua pagina Facebook, perché anche questo, secondo me, lui ha una pagina Facebook con 100.000 iscritti. Io quando entro trovo una serie di informazioni, mi spinge moltissimo Breaking Italy Club, che è dove diciamo, adesso questo è un dominio diverso, mi ritorna sempre al Patreon, ok, non mi dà un vero valore aggiunto, mi dà poi il suo indirizzo email per poterlo contattare, ma non mi riporta questo sito web, questo progetto che ha realizzato dove vende magliette. Queste magliette, devo dire, vediamo se le troviamo velocemente. Ah, eccole qua, Eia Store. È un bel progetto, secondo me, che lui ha realizzato con il merchandising, ok? Però il problema è che il suo store, quant'altro, è stato bloccato dal virus. Naturalmente non è colpa sua, molti si sono trovati in questa situazione, però vende le magliette con un design molto particolare, che se non sbaglio è stato proprio suggerito dagli utenti, poi mi sembra che guadagni sia in beneficenza. Scusate le poche informazioni, devo dire perché le ho recuperate, ma non sono così chiare. Un'altra cosa che mi sento di dire è che le informazioni devono essere chiare, ok? Quando la persona entra nel sito non deve avere questi dubbi che invece io vi ho riportato, ok? Andiamo ad analizzare l'ultima parte di Alessandro Masala Breaking Italy, ok? Che è molto 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 interessante. Allora, qua siamo su uno strumento che mi permette di vedere com'è il suo andamento di influencer, come sta andando, se sta salendo, se sta scendendo e quant'altro, ok? Sappiamo che ha 633.000 subscribers, credo che non vada a prendere in automatico purtroppo anche la pagina Facebook, ok? I dati forse non è stato configurato in maniera corretta, mi dà delle informazioni a livello di crescita. Per esempio, quando vado a vedere la sua crescita, scopro che lui aveva 200.000 iscritti nel 2016 ed è arrivato a 600.000 iscritti come milestone nel 2020, quindi in 4 anni. È una buona crescita, sicuramente, anche se si nota, secondo me, come sia lui abbia rallentato. Ok, cioè in pratica stava, secondo me, spingendo molto molto forte all'inizio del 2016 per poi andare a rallentare. Io onestamente non so se questo ragazzo magari ha un altro lavoro, un full time job, no? C'è cioè un lavoro che lo impegna tutto il giorno e porta avanti questo progetto su YouTube in modo part-time. Onestamente non lo so. Quello che si vede, onestamente, sono dei dati molto molto interessanti. Vediamo un attimo se riusciamo a scoprire qualcosa di più. Sappiamo magari la percentuale dei suoi utenti se sono maschili o femminili. Al contrario di molti canali, ha moltissime donne, soprattutto in un pubblico di un'età un pochino avanzata. Questa è una cosa molto molto interessante. Naturalmente, principalmente arriva dall'Italia. La sua utenza, vediamo anche quante views subscribers lui ha, il 18,73%, questo è un dato molto basso, ok? Vuol dire che sta facendo fatica a convincere le persone ad iscriversi al canale, probabilmente non lo ripete abbastanza, ma non dà la motivazione giusta per farlo, ok? Il numero di likes, views è abbastanza buono, l'8%, ha un numero di dislikes presente nei suoi video, ma sono abbastanza, come si dice, fisiologici, onestamente. Questo qua è il video che ha fatto più successo, ha fatto 778.000 views, che è un buon numero, ragazzi, sicuramente, magari non è il massimo, ma diciamo sì, è un buon risultato, un buon risultato. Non è mai facile fare video da 1 milione di views in su, ci vuole sicuramente molto lavoro, ma soprattutto bisogna azzeccare il timing e bisogna azzeccare anche naturalmente il contenuto. Per timing intendo dire che è fondamentale quando si va a pubblicare un video su YouTube non è naturalmente soltanto il contenuto, non è soltanto come posso dire l'argomento, il titolo, il thumbnail o quant'altro, ma è anche quando viene rilasciato. Cioè, mi spiego meglio. Per esempio, recentemente abbiamo fatto un'intervista, l'abbiamo pubblicata sul canale e il giorno dopo questa persona che abbiamo intervistato è andata su in televisione, ok?
Automaticamente, naturalmente, l'intervista che abbiamo lanciato su YouTube fa un successo dalla Madonna perché viene molto molto ricercata. E quella è un po' un colpo di fortuna, oppure è stato, diciamo, scelto il timing in maniera perfetta, sapendo che uscirà quella persona in televisione, andiamo a fare l'intervista qualche giorno prima, la rilasciamo o in concomitanza con quello che succede in TV o il giorno prima o quant'altro per far sì di ottenere il massimo. E questo è molto molto importante ed è qualcosa che bisogna davvero tenere in considerazione, non tutti lo fanno nella maniera corretta, ok? Allora, detto questo, quindi come concludiamo? Concludiamo dicendo che Alessandro Masala sta facendo un ottimo lavoro, soprattutto a livello di risultato economico, ok? A livello di quello che fa dei contenuti di YouTube, comunque fa un prodotto di qualità, ok? Non ci sono dubbi al riguardo, e quindi il suo successo deriva proprio dal fatto che stiamo parlando di una persona che fa contenuto, che dà un valore aggiunto, ok? È un format molto particolare, ci sono due o tre cose che si potrebbero sicuramente migliorare, partendo dal sito web, partendo dal logo che a me personalmente non piace, ma onestamente sbagliato dire che possa piacere o quant'altro, il logo sicuramente non va bene, ok? Quant'altro, quello lo aiuterebbe a migliorare la propria immagine, a incassare di più e tutto. Però è chiaro che ha un format che piace, che funziona, sta avendo un ottimo successo, lo fa da tantissimo tempo, non è un improvvisato. E anzi, c'è davvero molto da prendere spunto, ok? Di quello che fa lui o quant'altro. Mi sento di dire che per avere successo su YouTube non bisogna essere davvero così bravi come lo è Alessandro Masala quando parla, quando spiega, quando dà le informazioni, quando analizza le news, ok? Non bisogna essere così preparati. Lo dico perché magari molti potrebbero vedere lui dicendo: ma lui è bravo, lui conosce, lui ha fatto l'intervista di qua e di là. Non è necessario, ok? Spero che il video vi sia piaciuto, ne faremo davvero tanti. Sono un po' lunghini, sono tecnici, ragazzi. Sto cercando di farvi capire che cosa guardare. L'analizzare la concorrenza è una delle cose più importanti, perché quando capiamo come mai gli altri stanno avendo successo, possiamo replicare il loro successo. Se invece non ci guardiamo attorno e proviamo a farlo da soli, faremo davvero fatica, ok? Spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, sono Samuel di Startup e vi mando un saluto. Ciao!